Saluto la Sua Eccellenza Monsignor Francesco Tamburrino, al Vicario Generale, tutti voi sacerdoti diocesani e religiosi. Mentre ascoltavo il Vangelo, pensavo alla gioia interiore di Gesù che fremeva nello Spirito e che rendeva lode al Padre. Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate alla nostra Chiesa. Un grazie alle religiose e ai religiosi, ai diaconi permanenti e anche al diacono transeunte, a voi membri delle realtà parrocchiali, dei gruppi, dei movimenti, delle associazioni. Celebriamo la dedicazione della Chiesa Cattedrale. Il suo semplice esserci nella città, pur in un contesto di desertificazione spirituale, ricorda che anche in una società secolarizzata non si possono tagliare le radici, l'eredità della fede, la testimonianza della storia, il centro della vita liturgica della diocesi che è la cattedrale. La vocazione prima della cattedrale non è quella di essere un museo, né una meta turistica o una prestigiosa sala di concerto, ma il luogo che accoglie la Chiesa locale nella sua unità. A riguardo, penso che non ci aiuti l'odierna sensibilità legislativa che tende a sostituire nell'immaginario sociale un cristianesimo culturale con il cristianesimo cultuale legato alla fede realmente vissuta. Stasera accolgo con voi l'invito di Gesù che deve fermarsi in questo tempio, la casa di ciascuno. Deve, c'è un dovere che urge nel cuore di Dio, abitare la nostra Chiesa. Come Zaccheo accogliamo il Signore in questo luogo dove si incontrano il desiderio di Dio e quello dell'uomo, che per entrambi è desiderio di gioia. Non vi è niente di più bello che essere raggiunti da Cristo, sorpresi dal Vangelo, il Vangelo della gioia. Non vi è niente di più bello che conoscere Gesù e comunicare agli altri l'amicizia con Lui. La testimonianza della nostra Chiesa vuole essere perciò un servizio alla gioia di un Dio di casa, un Dio familiare, che illumina la vita rendendola libera, bella e grande. Chiesa di Foggia, non aver paura della gioia di Cristo. Egli non toglie nulla e dona tutto. Spalanchiamo le porte alla gioia del Vangelo. Ma cos'è la gioia? La gioia non si riduce a una forma di benessere, a un conforto di emozioni, è una espressione profonda del cuore che si dispone alla bontà, alla verità e alla bellezza. È un fremito dello spirito che contagia di santità, come stasera, la nostra liturgia, le prediche, ogni catechesi e attività pastorale. Purtroppo la società moltiplica le occasioni di piacere, ma difficilmente riesce a procurare la vera gioia. San Paolo VI amava ripetere che la gioia viene dallo Spirito e aggiungeva: il denaro, le comodità, l'igiene, la sicurezza materiale spesso non manca, e tuttavia la noia,
la malinconia, la tristezza rimangono, sfortunatamente, la porzione di molti. Questa situazione non può, tuttavia, impedirci, come credenti, di parlare della gioia, di sperare la gioia. Purtroppo tante volte il mio o il nostro impegno pastorale sembra che non faccia incontrare la gioia, sembra che manchi di amicizia e di ospitalità. L'amicizia è la vera fonte della gioia in ciascuna relazione interpersonale, perché premura attenzione a qualcuno che ci cammina accanto, anche se da noi fisicamente distante o lontano. Ogni incontro autentico può essere vissuto con il silenzio o la parola. L'amico è allo stesso tempo la persona a cui possiamo raccontare tutto, ma anche la persona accanto alla quale possiamo mantenerci in silenzio, senza risate. La gioia piena, viene dall'essere amico con chi racconta la vita, con chi condivide le piccole esperienze e si ispira a colui che luce ai nostri passi. Come pure la gioia viene, può esigere disponibilità all'ascolto di un mondo interiore quasi incomunicabile, di una sensibilità meravigliosa che noi non potremo mai esprimere con le parole. Certo, la gioia si nutre di segni, ma i segni semplici e profondi. Penso allo sguardo sorridente di Gesù e a quello di Zaccheo, alla condivisione dei beni, al coinvolgersi in una sequela. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'altro elemento dell'amicizia che porta gioia è uno stile pastorale di accoglienza. La gioia infatti nasce in una cultura di ospitalità quando accogliamo l'altro come dono, solo come dono. Zaccheo accoglie Gesù pieno di gioia. In questo senso, gioire viene sempre da quello che non è programmato, da quello che non è determinato dalla nostra volontà. Non viene mai la gioia da quello che abbiamo già annunciato. È l'inedito, il non deciso, è la strada della provvidenza, della fiducia e dell'abbandono nel Signore, la fonte della gioia. Come sarebbe entusiasmante per il nostro ministero arrivare alla fine della giornata ricordando non quello che abbiamo affannosamente realizzato, quel gesto, una parola, quell'abbraccio, quell'incontro di chiunque, non solo di quelli che frequentano le nostre comunità, un chiunque che ha messo nell'animo nostro serenità e pace. E questa ospitalità per me è il faro della nostra chiesa missionaria, che cammina con tutti, entra nelle case, incontra le persone dovunque, con quello sguardo di amore e di misericordia, che riesce ad amare i poveri, i malati, i rattrappiti, i rattristati, i piccoli. Una chiesa umile, la nostra, che è libera e che libera. Donaci Gesù. Una chiesa con il cuore aperto, in attesa della luce dai mille volti, che segue l'incanto della gioia, senza badare alle linee di frontiere o di confine parrocchiale, ma disponibile e generosa verso coloro che sono come noi in cammino, con le loro domande, le loro gioie, le loro angosce, nei quali possiamo vedere lo sguardo di Gesù, toccare le ferite e abbracciare nella felicità del presente, così sia.